Ansa Voice Magazine. Prendersi cura di noi stessi e pensare al pianeta. Oltre alla mobilità sostenibile, anche a tavola possiamo fare la nostra parte per Madre Terra, di cui il 22 aprile abbiamo celebrato la giornata internazionale. Un modo è certamente quello di ridurre l'assunzione di carne, responsabile di gigantesche emissioni di carbonio, e avere una nutrizione per l'80% a base vegetale, come sottolineano gli esperti dell'Istituto Medico Europeo dell'Obesità, l'IMEO. Dobbiamo essere consapevoli che la nostra dieta influisce non solo sulla nostra salute, ma anche sulla salute del pianeta. L'attuale sistema alimentare ha bisogno di essere trasformato per invertire la curva degli impatti negativi sull'ambiente, e questo cambiamento parte dal modo in cui realizziamo il nostro piatto sulla tavola di tutti i giorni. Un'altra sfida poi è la riduzione degli alti livelli di obesità nella popolazione. Ne parliamo per l'appuntamento Ansa Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di Ansa Lifestyle. Tralasciando il tema salute, che è a monte evidentemente, si stima che ogni persona obesa sia responsabile dell'emissione di quasi una tonnellata di CO2 in più l'anno rispetto a una persona in forma, che provoca 1 miliardo in più di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Pertanto, gli esperti di nutrizione dell'Istituto Medico Europeo dell'Obesità consigliano di scegliere e combinare le fonti di proteine vegetali e animali tenendo conto della loro biodisponibilità e del valore nutrizionale per raggiungere questa proporzione ideale che dicevamo prima, ossia l'80% di alimentazione a base vegetale senza rischio di carenze. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2030 la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,6 miliardi di persone, il che innescherebbe ulteriore domanda di cibo, ponendo una sfida per il settore quando si tratta di offrire alternative alle proteine animali che garantiscano la sostenibilità della catena alimentare. In questo senso, i legumi sono vitali per la salute alimentare globale, poiché la loro produzione è sostenibile, economica e rispettosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo di fonti animali e fare una dieta vegetale all'80% è necessario scegliere bene le proteine vegetali e saperle combinare in modo da non avere un deficit di aminoacidi né vitamine per lo più di origine animale come alcune vitamine del gruppo B o minerali come il ferro. Tradizionalmente le fonti animali sono state le più scelte perché complete in termini di composizione di aminoacidi essenziali, ossia le proteine ad alto valore biologico, facili da assimilare. Oggi sappiamo che le proteine di origine vegetale possono coprire anche questo fabbisogno di aminoacidi se consumate correttamente, contribuendo così a ridurre il consumo di proteine animali e l'impatto negativo della loro produzione sul pianeta. In primo luogo dobbiamo garantire che l'aminoacido limitante, quello cioè che manca da una fonte proteica di origine vegetale o che è presente ma in piccole quantità, sia coperto. Questo non sarebbe un problema se l'assunzione di vitamine e minerali è adeguata e se si mangia una dieta varia con frutta, verdura e carboidrati complessi oltre alle proteine. Per completare le proteine da fonti vegetali, il nutrizionista consiglia di combinare legumi, lenticchie o fagioli con riso, cibi farinacei, ad esempio usare la farina integrale in un hamburger di lenticchie, o aggiungere verdure e noci, ceci con spinaci e pinoli, insalata di lenticchie con anacardi e altre ricette facilmente componibili con verdure e noci. A loro volta riso o pasta possono essere combinati con noci o verdure come riso, verdure, anacardi, pasta con pomodoro fresco e pinoli. In questo modo otterremo proteine complete di origine vegetale e fabbisogno di vitamine e minerali adeguati. Inoltre ridurremo il consumo di fonti di origine animale, manzo, maiale, pollo e pecora, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio sul nostro pianeta.
In questo senso, il flexitarianismo ha guadagnato molto terreno con il concetto di alimentazione sana e sostenibile. Essere flexitariani in fondo lo siamo un po' tutti, a meno che non abbiamo una dieta vegana o vegetariana. Flexitariano è quello che mangia di tutto, avendo imparato a ridurre moltissimo le fonti di proteine animali. Quindi non è una dieta completamente vegana, ma riduce il consumo di proteine animali a favore delle proteine vegetali. All'interno di questo modello di alimentazione, le proteine di origine animale vengono consumate meno frequentemente, 3-4 volte a settimana, dando priorità alle fonti proteiche vegetali nel resto delle assunzioni. Per quanto riguarda il veganismo, è importante ricordare che nella sua linea guida più rigorosa potrebbe essere necessario integrare con ferro e vitamina B12. Inoltre, gli alimenti vegani ultra elaborati, che magari troviamo già pronti ormai nei supermercati, dovrebbero essere evitati perché la maggior parte non sono nutrizionalmente sani. Una dieta sana e sostenibile dovrebbe consistere principalmente in alimenti di origine vegetale, legumi, cereali, sementi, verdure crude e cotte, e in alimenti proteici, che possono essere di origine vegetale, legumi, noci, in piccola parte animali, carne, pesce, latticini. Tuttavia sarebbe consigliabile moderare il consumo di carni ovine, suine e bovine a causa del loro maggior rischio cancerogeno, grazie al contenuto di grassi saturi, colesterolo, sale e nitriti. L'OMS raccomanda di consumare al massimo carne rossa una volta alla settimana e carni bianche 3-4 volte a settimana. Le migliori opzioni di carne rossa da un punto di vista nutrizionale sarebbero quelle di manzo magro, cavallo, bue. Hanno un contenuto di grassi inferiore, proteine ad alto valore biologico, vitamine del gruppo B che aiutano a convertire i carboidrati ingeriti in glucosio e ad ottenere energia, nonché minerali essenziali come il ferro, necessari per trasportare l'ossigeno dai polmoni a diverse parti del corpo. Anche le carni bianche, come pollo o tacchino, sarebbero raccomandate a questo proposito per il consumo dall'OMS. Vale comunque sempre la regola generale per tutti i cibi: evitare quelli troppo elaborati, pronti al consumo e dunque arricchiti, addizionati di sostanze conservanti. Che sia carne o altro, più mangiamo semplice, meglio è, conoscendone provenienza e controllando la filiera. L'aumento dell'obesità nella popolazione è un altro fattore, come dicevamo inizialmente, che ha un impatto ambientale negativo. Si stima che una persona obesa ha bisogno di quasi il 20% in più di calorie per soddisfare il fabbisogno energetico. Oltre a consumare di più quantità di cibo, utilizza molto di più il veicolo privato, che quindi è inquinante. Pertanto, rimanere in forma e controllare il peso corporeo fa bene, oltre che alla nostra salute, anche al pianeta.